pace non è mai un bene perpetuo. Questa consapevolezza dovrebbe muoverci a responsabilità e decisioni. Lo ha detto il presidente della CEI, il cardinale Zuppi. Occasione, il convegno organizzato dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli 80 anni dalla firma del Codice di Camaldoli. Ancora bombardamenti su Odessa, tra gli obiettivi i depositi di grano che dopo il mancato rinnovo dell'accordo tra Kiev e Mosca sono al massimo dello stoccaggio. Le sirene intanto risuonano in diverse altre città come Mykolaiv e Kherson. Emergenza, caldo e lavoro. Associazioni datoriali e sindacati pensano a soluzioni come smart working o cassa integrazione ordinaria se si superano i 35 gradi. In arrivo anche i bollini rossi di allerta caldo per la salute dei lavoratori. Telefonini e dispositivi digitali non vanno vietati ai bambini, ma limitati e bisogna usarli in modo responsabile. L'ospedale Bambino Gesù stila un decalogo per la salute digitale di bimbi e ragazzi. Cinema, seconda giornata del Giffoni Film Festival, la rassegna dedicata ai giovanissimi. Tra i protagonisti di oggi, Antonio Cabrini e Caterina Guzzanti. Edizione delle 18.30 del TG 2000, ben ritrovati nei nostri studi. Dunque, un rinnovato impegno dei cattolici per una politica del bene comune. Lo lancia da Camaldoli il cardinale Zuppi, appena rientrato dagli Stati Uniti per la missione di pace voluta da Papa Francesco. Il presidente della CEI è lì per gli 80 anni del Codice di Camaldoli, presente anche Sergio Mattarella, ma per il racconto di questo pomeriggio ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. A te, Augusto. Buonasera Barbara, la pace non è mai un bene perpetuo neanche per l'Europa. Parole importanti, intense, quelle del Cardinal Zuppi pronunciate qui a Camaldoli in occasione degli 80 anni del Codice, non soltanto per il contesto e per la presenza del capo dello Stato Mattarella accolto qui nel comune toscano tra applausi dei cittadini e dei turisti. Parole importanti, intense, profonde, soprattutto perché sono quelle dette da Zuppi nella sua prima uscita pubblica dopo il viaggio a Washington all'incontro con Biden e chissà prima di un nuovo viaggio per chiudere quel quadrilatero delle capitali, magari a Pechino. Tra l'altro, tra il presidente della Repubblica Mattarella e il presidente della CEI c'è stato anche prima dell'inizio del convegno un colloquio privato riservato di circa 15 minuti e con molte probabilità si è parlato proprio della missione di Zuppi negli Stati Uniti. Ma andiamo a rivedere nel servizio l'intensa giornata, vediamo. Uno dei problemi di oggi è proprio forse il divorzio tra cultura e politica, consumatosi negli ultimi decenni del Novecento con il risultato di una politica epidermica, a volte ignorante, del giorno per giorno. Così il presidente della CEI, Cardinal Zuppi, nella prolusione in occasione del convegno nel monastero di Camaldoli per gli 80 anni del Codice, uno dei documenti più significativi del cattolicesimo italiano. A dimostrarlo la stessa presenza del capo dello Stato Mattarella giunto nel comune toscano tra gli applausi di cittadini e turisti. Nel suo intervento il Cardinal Zuppi ricorda che il Codice di Camaldoli fu scritto durante uno dei momenti più bui della storia, durante la Seconda Guerra Mondiale. Insomma, il Codice nacque in uno dei momenti più bui della lunga notte della guerra. È nella notte che bisogna trovare la luce ed è nella guerra che bisogna cercare la pace. E nelle parole del cardinale torna spesso la parola pace, pronunciate da Zuppi anche nell'incontro con il presidente americano Biden a Washington, ma della missione il presidente della CEI preferisce non parlare. No, io non parlo per niente, zitto. No, stai scherzando sul coso.
Ma che cosa contiene questo codice? Perché è così importante per la storia della Repubblica, ma soprattutto per il pensiero cattolico? Le tracce del codice, ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella, si trovano nella nostra stessa Costituzione, ma lo possiamo trovare anche in economia e nella società. Ma allora vediamo questo servizio curato da Luigi Ferraiolo, che ci racconta che cosa è il codice e perché è ancora importante. Poi la linea può tornare allo studio. Con l'idea di costruire un nuovo futuro per l'Italia schiacciata dal fascismo nel luglio di 80 anni fa, una trentina di intellettuali di ispirazione cattolica si riunirono all'eremo di Camaldoli in Toscana, nella diocesi di Arezzo, per formulare una Magna Carta sul futuro del nostro paese e la visione che avevano dell'Italia, ma soprattutto del suo avvenire. Dal 18 al 24 luglio del 1943 misero insieme una settantina di pagine che si dimostrarono poi la precarta su cui lavorarono i costituenti nella stesura della nostra Costituzione e il non manifesto politico, cioè il manifesto politico non dichiarato della futura Democrazia Cristiana. Quel gruppetto di intellettuali, il meglio del nostro paese, andavano dai giovani Aldo Moro e Giulio Andreotti agli economisti Sergio Paronetto, Ezio Vanoni e Pasquale Saraceno, a Vittorino Veronese, segretario generale dell'Istituto Cattolico Attività Sociali, a Giorgio Lapira e Paolo Emilio Taviani, quel grande sforzo intellettuale clandestino del mondo cattolico, in piena Seconda Guerra Mondiale, ha molto inciso nella storia della Repubblica, orientandone i principali cambiamenti sociali a favore della comunità nazionale. Nel codice sono contenute tre grandi intuizioni: l'affermazione della dignità della persona e del suo primato rispetto allo Stato, la scelta della democrazia e il ruolo della comunità politica come garante e promotrice della giustizia sociale e dell'eguaglianza. Il codice, praticamente introvabile online, è stato ripubblicato in questi giorni in un'edizione digitale libera della Scuola di Politica Cattolica Polity Design. La guerra in Ucraina, continuano gli attacchi russi nel porto di Odessa. È da martedì che Mosca colpisce le strutture dedicate all'esportazione del grano e altre infrastrutture dell'industria agricola ucraina. Federico Plotti. Ancora Odessa, nel mirino della Russia, nelle ultime ore colpita nuovamente, la terza città più grande dell'Ucraina, anche con missili supersonici Onyx. Tra gli obiettivi, i depositi di grano, che dopo il mancato rinnovo dell'accordo tra Kiev e Mosca, raggiunto mesi fa grazie alla mediazione di Turchia e ONU, sono al massimo dello stoccaggio. Dal porto di Odessa sono ormai giorni che non salpa un solo mercantile, anche per le minacce che arrivano dalla Russia. Qualsiasi natante che naviga in quella zona del Mar Nero verrà considerato un nemico, dicono dal Cremlino. Disattendere la proroga dell'accordo e bombardare le riserve di grano ucraine sarebbe una strategia per eliminare un forte concorrente sul mercato delle esportazioni. Lo sostiene il Financial Times, secondo cui Mosca avrebbe già pronto un piano per inviare, soprattutto in Africa, migliaia di tonnellate dell'ormai prezioso cereale. E da Odessa l'allarme aereo si è poi allargato a tutto il paese. Le sirene hanno risuonato in diverse città, in particolare in quelle del sud come Mykolaiv e Kherson. Nel frattempo dalla Francia arrivano pesanti accuse rivolte alla Cina. Secondo Parigi, Pechino starebbe rifornendo la Russia di equipaggiamenti militari e ci sarebbero anche le prove, afferma in un'intervista alla CNN Emmanuel Bon, consigliere del presidente transalpino Macron. Intanto Mosca mostra ancora i muscoli, lanciati anche missili da crociera durante un'esercitazione militare nel Mar Nero nord-occidentale. E dopo il rientro del cardinale Zuppi da Washington, parla il nunzio negli Stati Uniti. La missione voluta da Papa Francesco, ha detto, ha riacceso la speranza. Cristiana Caricato. Dopo Kiev, Mosca e Washington, la via della pace passa per Pechino. Il cardinale Matteo Zuppi, inviato da Papa Francesco presso le cancellerie coinvolte nel conflitto, continua la sua missione: creare un clima favorevole al dialogo e ai negoziati concreti. La Santa Sede avrebbe già raccolto la disponibilità del governo cinese, mentre dagli USA il nunzio Christophe Pierret ammette in un'intervista ai media vaticani che il colloquio tra Zuppi e il presidente Biden ha riacceso le speranze di trovare una soluzione ad alcune tra le situazioni più dolorose generate dal conflitto sul fronte orientale dell'Europa. Il metodo applicato dal presidente della Conferenza Episcopale Italiana, quello di affrontare questioni concrete e particolari, dal rilascio dei prigionieri al possibile ritorno dei bambini ucraini deportati dall'esercito russo, funziona. Allenta le tensioni, crea terreni di scambio, allaccia relazioni e coalizza forze intorno al sogno della pace. Non ci sono ancora risultati, registra il
l'annunzio negli Stati Uniti, ma la strada è tracciata. Gli fa eco il presidente della Conferenza Episcopale Americana, Monsignor Timothy Broglio, a capo di una chiesa molto coinvolta nel sostegno e gli aiuti umanitari all'Ucraina. La prospettiva di pace offerta dall'arcivescovo di Bologna è al momento la posizione più realistica. Si parli meno di bombe a grappolo e più di aiuti umanitari. Fenomeni climatici estremi stanno colpendo l'Italia in queste ore. Alcune zone del nord del paese sono in balia di nubi fragili e piogge monsoniche che hanno dato origine a forti grandinate. Al centro-sud invece persistono le alte temperature. Letizia Davoli. Hanno fatto il giro del web le immagini della tromba d'aria che si è formata questa mattina nelle aree tra Cernusco sul Naviglio e Gessate. Un evento durato qualche decina di secondi che però ha aggravato una situazione già difficile dopo oltre 24 ore di forte maltempo che ha colpito molte zone del nord Italia. A farne le spese soprattutto la zona settentrionale della Lombardia e il Veneto, dove intense grandinate accompagnate da vento e fulmini hanno abbattuto alberi, scoperchiato capannoni e causato notevoli danni alle colture. Mi hanno chiaramente chiamato di venire subito qua che è successo un po' un casino e che il tetto del comprabene era venuto giù. Stanotte diciamo che mia moglie eravamo lì a guardare la televisione e si sentiva il rumore. Tutta una volta non si capiva più niente, no? Poi stamattina è un'altra cosa, è ancora peggio. 10 minuti ho fatto questa distruzione qui. Proprio un fulmine nel corso di un violento temporale su Verona ha colpito un uomo che ora è ricoverato in gravi condizioni. I vigili del fuoco hanno compiuto circa 110 interventi tra allagamenti e strade bloccate da alberi abbattuti dal vento. Oggi è tornato il sole, ma il tempo resterà instabile, soprattutto lungo l'arco alpino per l'intero fine settimana, mentre il centro-sud continuerà a fare i conti con temperature roventi. Un'Italia meteorologicamente divisa in due. Se al nord si sono allentati afa e caldo, il bollettino delle ondate di calore del Ministero della Salute mette il bollino rosso ancora su 19 città, tutte concentrate nella parte centro-meridionale del paese. Il caldo, secondo le previsioni, si allenterà lievemente nelle prossime 48 ore, per poi lasciare il passo a una nuova ondata di calore a metà della settimana prossima. E il caldo esagerato mette a rischio anche chi svolge un certo tipo di professioni, tanto che il presidente di Confindustria ha proposto la creazione di un protocollo fra associazioni datoriali e sindacati. Inoltre INAIL e CNR valutano l'impatto dello stress termico ambientale sulla salute e sulla produttività dei lavoratori. David Murgia. Emergenza caldo e lavoro. Dopo il primo incontro tra la ministra Calderone, associazioni datoriali e sindacati per trovare soluzioni su questo fronte, sul tavolo sono molte le ipotesi. La prima possibilità è quella di chiedere la cassa integrazione ordinaria se si superano i 35 gradi, come previsto dall'INPS. E poi l'iniziativa del CNR e INAIL sui bollini rossi di allerta caldo per la salute dei lavoratori, cioè una mappa del rischio consultabile con un'app che fornisce una classificazione in base ad aree geografiche di 3 giorni in 3 giorni, con le ore da evitare per tipologia di lavori, dai più pesanti, attività fisica intensa, a quelli più leggeri, attività fisica moderata. Direi che sono d'accordo, perché in questi momenti, specialmente in quest'ultimo periodo, ha fatto abbastanza caldo, specialmente per noi che lavoriamo abbastanza il tempo fuori. Noi lavoriamo dalle 7 di mattina fino a mezzogiorno, poi mezzogiorno e mezza finiamo di mangiare, mezz'ora, e riattacchiamo e ristacchiamo alle 3:30. E con il caldo come fate a lavorare? Dipende, con il caldo ci fanno lavorare dentro gli appartamenti. Dovrei sentirmi male, per che cosa? Per quale motivo? Quando è possibile avere una cassa integrazione? Preferisco lavorare perché ho famiglia, ho due nipoti a carico e lo Stato non c'è. Capito, Miano? 40 gradi, 62 anni, ecco che sto a fare. E 16 ore al giorno. Cambiamo argomento, parliamo di una iniziativa a cui sta lavorando il Ministero delle Imprese, che vuole fissare un tetto per i prezzi dei beni di largo consumo utilizzati più spesso dai cittadini, dalla pasta al riso fino al latte. Giuseppe Caporaso. Un paniere a prezzi calmierati per i beni a più largo consumo, come pasta, riso, latte, uova e olio. È l'iniziativa alla quale sta lavorando il ministro delle imprese del Made in Italy, Urso, per porre un tetto e cercare di fronteggiare il caro vita, in particolare quello che si evidenzia nel carrello della spesa. Ieri un primo incontro in attesa del coinvolgimento di tutti gli attori della filiera. Abbiamo però fatto presente che mancava un invitato, cioè l'industria, perché in questo momento la distribuzione
è l'unica che sta accollando la responsabilità di dare una mano alle famiglie. Lo abbiamo fatto con la social card, certamente risponderemo anche a questo appello in qualche modo, ovviamente cercando di coordinarlo con quelle che sono le attività già messe in campo da tutta la distribuzione, ma non possiamo essere sempre da soli a rispondere alle esigenze delle famiglie. L'inflazione nel mese di giugno si è attestata al 6,4%, sostanzialmente in lieve discesa, ma il cosiddetto carrello della spesa, pur in lieve frenata, si attesta sempre al 10%. L'iniziativa del ministro Urso è ottima sotto il punto di vista dell'attenzione sociale che il governo vuole riservare ai cittadini. È importante che la GDO ora venga incontro a quelli che sono le esigenze dei cittadini per pagare meno i prodotti di prima necessità. Una calmierazione dei prezzi in questo senso è sicuramente necessaria perché combatte le speculazioni, tenendo presente che soprattutto ora col blocco dell'esportazione del grano dall'Ucraina e dalla Russia probabilmente le speculazioni sarebbero iniziate ancora più violentemente. Un'estate questa in cui a essere maggiormente penalizzati dall'aumento dei prezzi sono i bambini. Più numerose sono le famiglie, più le vacanze diventano un sogno impossibile. Lucia Ascione. Il caro vacanze, il crollo del potere di acquisto delle retribuzioni, una spesa imprevista, possono trasformare le vacanze in un miraggio. Almeno per le famiglie con figli che vivono principalmente in quelle città dove il 40% dei contribuenti si piazza nella fascia di reddito da 0 a 10.000 euro. Dall'elaborazione di dati Istat che mettono a confronto le vacanze degli italiani prima e dopo la fine della pandemia, appare evidente che sono i bambini a pagare il prezzo più alto della crisi economica, anche in tema di vacanze. In presenza di due figli, le famiglie che non possono permettersi neanche 7 giorni di ferie sono il 34%, salgono ad oltre il 50% se i figli sono 3 o più. Per i nuclei che fanno fatica ad arrivare a fine mese, forse quella della vacanza è l'ultima delle emergenze da fronteggiare. Ma per i bambini rappresenta una fondamentale esperienza educativa e non solo. Per ogni bambino la vacanza dovrebbe essere un vero e proprio diritto, perché il bambino vive la dimensione dell'apprendimento, del cambiamento come suo terreno naturale ed è dunque importante dare ai bambini stimoli diversi durante il periodo estivo, approfittando della vacanza scolastica. Anche se può sembrare a volte complicato portarli in vacanza per mille motivi, è fondamentale farli stare a contatto con la natura, che per molti bambini è diventata veramente un'utopia, ed è importante anche far in modo che conoscano altre persone, altri bambini, diversi da quelli che frequentano durante il periodo invernale, perché questo gli consente proprio di apprendere anche come stare in nuove relazioni. Stamattina in Duomo i funerali dei 6 anziani morti lo scorso 7 luglio nell'incendio della RSA Casa per Coniugi. La cerimonia era aperta a tutti, ma la chiesa è rimasta quasi deserta, complice forse la forte pioggia. Giorgia Bresciani. I 6 feretri arrivano davanti al Duomo di Milano nel silenzio commosso della piazza. Si è svolta così stamattina la celebrazione dei funerali delle vittime del terribile incendio scoppiato nella residenza per anziani Casa dei Coniugi nella notte tra il 6 e il 7 luglio scorso a Milano. Tutti ospiti della residenza, Nadia Rossi, Laura Blasek, Mikhail Duci, Anna Garzia, Loredana Labate e Paola Castaldi, sono rimasti uccisi tra le fiamme in quella stessa struttura che avrebbe dovuto prendersene cura. A presiedere la messa all'arcivescovo di Milano, Mario Delpini, che nell'omelia ha parlato di pietà commossa. Tu non sei una solitudine desolata che è destinata a svanire senza che alcuno ne senta la mancanza. Intanto la Procura di Milano continua ad indagare sulle condizioni di sicurezza presenti nella RSA. 6 finora i nomi iscritti nel registro degli indagati. Presente alla celebrazione anche il sindaco di Milano, Beppe Sala, che per la giornata di oggi ha indetto il lutto cittadino. In chiesa parenti e operatori che ora chiedono chiarezza sulle responsabilità di quanto accaduto. Come pensate che sia un incendio? È un inferno, no? Ma è ancora più infernale il pensare che le cose si risolvono con una sentenza. Per quello che dicevo, non applaudiamo, mettiamoci in ginocchio e cerchiamo di cambiare veramente la realtà. E veniamo adesso a un progetto promosso dall'Ospedale Bambino Gesù di Roma per educare bimbi e genitori a un uso consapevole dello smartphone. Antonella Mazza.
Era all'ultimo posto solo pochi anni fa, oggi l'Italia è al primo per numero di ragazzi che possiedono uno smartphone e lockdown e scuola a distanza durante la pandemia hanno agganciato ancora di più ai dispositivi mobili ragazzi e persino bambini, anche se i rischi sono noti da tempo e da tempo circolano consigli per un uso consapevole dell'utilizzo di uno strumento di cui né adulti né giovani sanno più fare a meno. Ai suggerimenti in corsa ora si aggiungono quelli appena pubblicati dall'ospedale pediatrico Bambin Gesù nell'ambito del progetto A Scuola di Digitale. Questi dispositivi in particolari situazioni possono essere di grande aiuto e bisogna usufruirne sapendone usufruire. Il progetto è promosso insieme ad Almaviva, gruppo italiano che opera nella tecnologia dell'informazione. Consiste in una serie di brevi video online e soprattutto in un decalogo educativo per la salute digitale di bambini e ragazzi, suggerendo un approccio critico e responsabile, consapevole e costruttivo sugli interrogativi che si pongono i genitori. Ecco allora le 10 regole. Niente schermi sotto i 18 mesi, tra i 2 e i 6 anni, un'ora al giorno di scoperta digitale. In età scolare limitiamo l'uso dei dispositivi senza vietare. Una buona notte di sonno, niente dispositivi prima di andare a letto. Troviamo alternative allo smartphone come calmante. A pranzo è meglio chiacchierare. Impariamo a gestire il tempo digitale. Educhiamo alla sicurezza online. Impariamo l'importanza delle password e della privacy. E soprattutto manteniamo un dialogo costruttivo con i nostri figli a partire da uno sforzo di conoscenza del mondo digitale. La cronaca, un fascicolo di indagine per violenza sessuale al momento contro ignoti è stato aperto dalla procura di Velletri dopo la denuncia presentata ai carabinieri da una ragazza di 15 anni, allieva della scuola Vela di un circolo di canottaggio di Roma molto noto. La minorenne afferma di essere stata violentata da un istruttore, un 23enne figlio di un socio del circolo, la notte fra il 14 e il 15 luglio scorso nella casa al mare dell'uomo a Lavigno. Della vicenda scrive oggi il quotidiano La Repubblica, che cita anche un comunicato interno inoltrato dal circolo in cui si chiede ai soci massima riservatezza sull'argomento. E veniamo alla liberazione di Patrick Zaki, ricercatore egiziano, sarebbe dovuto arrivare domani a Milano Malpensa con un volo di linea dal Cairo per poi andare nella città dei suoi studi, Bologna, ma il suo rientro in Italia è stato posticipato. Maurizio Rischino. Patrick Zaki non sarà domani in Italia come annunciato. C'è un leggero cambiamento nei piani poiché i documenti ufficiali per revocare il divieto di viaggio saranno finalizzati domenica a mezzogiorno. L'arrivo a Bologna tra un paio di giorni, ha fatto sapere su Twitter lo stesso Zaki, il quale ha scelto di viaggiare con un volo di linea e non con un volo di Stato messo a disposizione dal governo italiano, che ha ringraziato per il gesto. Sarò a Bologna per 2 settimane con la mia adorabile fidanzata, ha rivelato Patrick Zaki. Poi tornerò in Egitto per preparare il mio matrimonio, che sarà a settembre. Dopo il matrimonio tornerò in Italia per riprendere i miei studi e la mia vita a Bologna. Patrick Zaki, 32 anni, giovane egiziano all'Università di Bologna, è stato rilasciato ieri dal carcere di Nuova Mansura in Egitto, dopo la grazia concessa dal presidente Abdel Fattah al-Sisi. 3 giorni fa era stato condannato con sentenza inappellabile a 3 anni di carcere con le accuse di minaccia alla sicurezza nazionale, incitamento alle proteste illegali, sovversione, diffusione di false notizie e propaganda per il terrorismo in seguito ad un suo articolo pubblicato nel 2019 con il quale ha denunciato persecuzioni subite dalla comunità copta in Egitto, di cui lui fa parte. Aveva già scontato 22 mesi di carcere dopo l'arresto del 7 febbraio 2020. Sono molto emozionato di tornare a Bologna per la prima volta dopo 4 anni per incontrare gli amici e i miei professori, ha scritto ieri sera Zaki sulla sua pagina Facebook, ringraziando anche il governo, il Parlamento, la Presidente del Consiglio e il Ministro degli Esteri italiani. Siamo agli spettacoli, cinema, seconda giornata del Giffoni Film Festival. Per noi c'è Fabio Falzone, collegato in diretta. Fabio, a te. Buonasera Barbara, buonasera a tutte le amiche e gli amici che ci seguono al TG 2000. Allora, lo vedete, qui la festa continua, sono tantissimi, i protagonisti sono proprio loro, i ragazzi, i giurati del Festival di Giffoni. In queste ore sul tappeto rosso sono passati ospiti diversissimi che si sono confrontati con loro, da Antonio Tajani, vicepresidente appunto del Consiglio dei Ministri, a tantissimi attori, i registi, tra poco li incontreremo, ma la cifra qui è proprio quella dei ragazzi che crescono con il Festival di Giffoni. Allora,
stasera vogliamo raccontare le storie di alcuni di loro. Allora, Sania, tu da dove vieni? Io vengo da Policoro, in provincia di Matera, in Basilicata. E tu praticamente sei cresciuta con Gifoni, sei ancora piccola, però dico sei cresciuta con Gifoni perché hai iniziato piccolissima. E che cosa è successo? Ovviamente questa è diventata la mia seconda casa, un po' la Wonderland nel mondo reale, e è il posto dove mi sento me stessa e dove mi sono sentita me stessa e ho trovato me stessa sin da subito, da quando appunto avevo 10 anni, e adesso continuo a crescere con Gifoni e ne sono veramente fiera. E questa è la passione, quella vera, per il cinema. Sei passata attraverso tutte le giurie, perché si inizia dai 3 anni e si va avanti. Luca invece è arrivato più grande, e tu adesso però anche tu coltivi la passione per il cinema, per la cultura, per la comunicazione con questi ragazzi, ti occupi anche di loro, no? Che vediamo. Esatto, sì, sono arrivato, ecco, più avanti nel tempo, ho comunque imparato come a Gifoni solitamente si fa, e poi sono riuscito, ho avuto la fortuna di poter lavorare anche con questi ragazzi, e cercando, ecco, di curare questi ragazzi e questo festival, avere l'opportunità appunto di lavorare qui e con questo. Qual è l'anima di Gifoni? Perché è così speciale? L'anima di Gifoni è quella che c'è qui intorno, nel senso, tanti ragazzi che sotto il sole aspettano di vedere film da tutto il mondo e si riuniscono e ne parlano tra di loro in totale libertà, in totale proprio tranquillità. Voglio tornare da te per chiedere, insomma, se c'è un incontro tra quelli che hai fatto in questi anni un po' che ti ha cambiato la vita, di quelli che restano, perché insomma gli attori, i registi si sognano, tutti sogniamo guardando i film, per te? Beh, sicuramente gli incontri di Gifoni sono tutti interessantissimi, hanno tutti una sfera culturale diversa che ti permette di veramente improve, so migliorare, ed è fantastico. Ma in particolare mi ha colpito molto quello del 2022 con Gary Oldman, perché mi ha davvero trasmesso quello che è l'aria di futuro, cioè essere se stessi sempre e portare avanti quello per cui si crede fino alle stelle e oltre. Grazie, un grandissimo attore internazionale. Allora scopriamo altri due protagonisti di giornata, e poi la linea può tornare allo studio. Antonio Cabrini, un grande campione dello sport che ha incontrato i ragazzi, e Caterina Guzzanti, che tra l'altro è la protagonista della serie amatissima Boris. Poi lì nello studio ci ritroviamo alle 20:30. Grazie. Qual è stata la sua prima impressione arrivando, vedendoli di tutte le età, dai 3 fino ai 20 anni? Beh, sai, cioè, ti fai delle domande, ti poni delle domande, perché dici, mamma mia, cioè, oltretutto dai 3-4 anni, quindi piccolini, ecco. Però dove penso che loro siano i protagonisti di questa rassegna, ecco, perché la loro parola è quella che alla fine conta più di tutte. Quali sono quelle 2-3 cose importanti che possono venire dallo sport, ma non solo, da far passare ai ragazzi? Ma sicuramente innanzitutto la passione per qualsiasi cosa tu possa fare, sia a livello sportivo che non. Cioè, se ci metti la passione, solitamente arrivi a certi risultati e certi traguardi, e soprattutto il fatto di poter anche ascoltare le altre persone, non fare tutto di testa tua, perché prima o poi sbagli. Perché è importante, no, questo, cioè che i ragazzi si incontrino, ma soprattutto si confrontino, vedano film, quindi cultura? Secondo me è importante che si confrontino intanto tra di loro, sì. Questo mi sembra, in presenza, come si dice in maniera bruttarella da qualche anno, essere in presenza e non scrivendosi e mandandosi materiali sui social o su WhatsApp. È importante che condividano l'emozione di vedere qualcosa insieme, di parlare, di apprendere, come, per carità, come fanno a scuola, ma in maniera così ancora più ricca e più voluminosa. Rientriamo in studio con un'ultima notizia. Il primo ministro armeno Nikol Pashinyan ritiene in una intervista all'AFP molto probabile la possibilità di una nuova guerra tra il suo paese e l'Azerbaigian. I due stati sono in conflitto per il controllo dell'enclave del Nagorno-Karabakh fino a quando non sarà firmato un trattato di pace, e tale trattato non sarà ratificato dai parlamenti di entrambi i paesi, ha avvertito Pashinyan. Una nuova guerra con l'Azerbaigian è molto probabile. Ci fermiamo qui, vi lascio al meteo, vi ricordo che TG2000 torna alle 20:30, più tardi.